Ciao Food Springers, novità delle novità, pizza! Abbiamo la pizza, la protein pizza, la pizza proteica che ci permette da sportivi a soddisfare, secondo me, un'esigenza umana, mangiare la pizza ogni tanto. Ci sono diversi passaggi, ok, il passaggio è prima che dobbiamo mischiare 100 g della farina della nostra protein pizza con 100 g di acqua. Dopodiché dobbiamo lasciare riposare la pasta per 10 minuti così si lievita. Poi dobbiamo stendere la nostra pizza e farlo precuocere. Ok, la facciamo precuocere per circa 10-15 minuti. Adesso io sto aggiungendo una cosa molto saporita, il pesto. A me piace il pesto bufala, ok? Però veramente potete spiazzare a fare le pizze di qualsiasi gusto. La margherita, il Napoli, potete mettere acciughe, potete mettere le olive, potresti mettere il prosciutto, fare in 4 stagioni. Però la cosa bella è che finalmente possiamo avere una farina che ci soddisfa, ok, e ci permette però di avere veramente una pizza, uno sgarro alla nostra dieta ogni tanto, ok. Metto un poco di bufala prima di metterla in forno, perché noi sappiamo tutti che la bufala caccia tanta acqua, così poi dopo la metto al crudo dopo, lo rinforno e poi torno da voi per spiegare che cosa c'è dentro questa meravigliosa impasto proteico per la pizza di Food Spring. Non so voi, ma tanti di noi del mondo dello sport abbiamo un giorno che si chiama cheat day, il giorno dello sgarro, ok? Quando noi possiamo mangiare qualsiasi cosa. Ma immaginiamo adesso di fare il giorno dello sgarro mezzo sgarato, ok? Perché abbiamo un impasto che è ricco di proteine, 27 grammi di proteine per 100 grammi di farina e 35 grammi di fibre, ok? È quello che dà il sostegno al nostro impasto senza darci tante calorie. Poi ricordate l'importanza delle fibre, sono prebiotici. Lo dico, lo ridico, lo ridico ancora, non è soltanto importante per farvi sentire sazi, ma la fibra ci aiuta anche il transito intestinale, migliora anche la flora batterica del nostro intestino, microbiota, perché i prebiotici contenuti nelle fibre nutrono i nostri probiotici per aiutarci con il metabolismo, dormire meglio, essere meno depressi, e specialmente considerando che stiamo andando verso autunno e inverno, essere con il cambio della stagione e l'accorciare delle giornate, abbiamo un problema spesso e volentieri di essere un po' più meteoropatici, un po' più depressi. Così avere una microbioma sana che già va a produrre più serotonina ci fa sentire anche più felici, ok, durante i mesi invernali. Ma la cosa bella dei protein pizza è che avete 5 pizza qua dentro, 5 giorni di sgarro, pieno di proteine, pieno di fibre e pieno di gusto, perché poi alla fine ognuno di noi vogliamo un po' di comfort food, vogliamo mangiare qualcosa che ci appaga il nostro, diciamo, corazon, nostro cuore, oltre ovviamente il nostro palato. Okay. E arriva la mia protein pizza al pesto, ok, con la bufala, che ti ho detto mi piace tantissimo il pesto con la bufala, ok, la mettiamo sopra e diventa un vero e proprio pizza, cioè non è che non mi sto togliendo lo sfizio, non sto a dieta soffrendo come un cane perché non posso mangiare le cose appetitose, perché quando abbiamo Food Spring abbiamo un sacco di cose appetitose e anche intelligenti da mangiare, perché oltre alle proteine, ragazzi, io non vi posso dire quanto è importante, veramente quanto è importante le fibre. Le fibre per me quasi sono più importanti delle proteine, devo decidere quale è più importante, la proteine o le fibre. Prendo una goccia d'olio, che anche se c'è olio nel pesto, però vogliamo dire olio pugliese, mettiamo un po' di olio pugliese sopra e vi presento, ragazzi, mia primissima pizza proteica della Food Spring. Vedete, mi avvicino così la vediamo insieme. Non so se riuscite a vedere che pizza è questa. Cioè, sì, io l'ho fatto pesto e bufala. Oh mamma, buono, ci possiamo togliere lo sfizio mangiando sempre sano. Grazie a Food Spring, ricordate il mio codice sconto GILYT durante la vostra checkout sul sito foodspring.it, ordinatelo, ok? 5 pizze, super salutari, e buoni. Alla prossima, ciao Food Springers.